ritroviamo di fronte a uno studio che ha affrontato quello che è una delle popolazioni più importanti nell'ambito della medicina cardiovascolare, che è appunto il paziente con scompenso cardiaco a funzione sistolica preservata o a funzione sistolica lievemente ridotta. È uno studio che ha voluto testare questa nuova molecola, il finerenone, che è un antialdosteronico non steroideo, che ha una differenza nei confronti dei precedenti steroidei, che sono lo spironolattone e il leprerenone, in quanto che è più potente ed è meglio bilanciata nella sua distribuzione tra cuore e rene. È uno studio che è stato disegnato per comparare appunto il finerenone versus il placebo in 6.001 paziente. Il finerenone veniva titolato a 20 mg se il paziente aveva un'insufficienza renale o a 40 mg se non aveva un'insufficienza renale significativa. Questo studio ha visto una popolazione di età media di 72 anni, 45% era donna e aveva le classiche caratteristiche della popolazione arruolata negli studi in questo setting di popolazione, quindi circa il 70% era in classe NIA seconda e avevano tutte le comorbidità tipiche di queste. I risultati sono stati sicuramente risultati eclatanti, importanti, e hanno dimostrato che per quanto riguarda l'endpoint primario, che è un endpoint combinato di morte cardiovascolare o peggioramento dello scompenso cardiaco definito come ospedalizzazione o accesso in pronto soccorso che ha richiesto terapia endovenosa diuretica, ha dimostrato questo farmaco, appunto dicevo, di ridurre questo primary endpoint del 16%, una riduzione invece del rischio assoluto del 3.1%. Andando a splittare questo endpoint combinato si è visto che la riduzione delle ospedalizzazioni totali è stata del 18%, mentre per quanto riguarda la mortalità cardiovascolare non è stata raggiunta la significatività perché c'è stata una riduzione solo del 7% a favore del finerenone. Ma va sottolineato che questi studi non sono stati disegnati per raggiungere questo endpoint, in quanto che è un endpoint che, essendo una popolazione anziana, viene contrastato nel senso dalla mortalità per cause non cardiovascolari. Quindi sarebbero necessari studi molto più grandi in termini di numeri o molto più lunghi. Oltre a questo dato va sottolineato che lo studio ha dimostrato un miglioramento della qualità di vita di questi soggetti e in termini di effetti collaterali quello che ci aspettavamo, cioè un aumento degli eventi di ipercaliemia, in effetti si è verificato, ma va sottolineato che questo non ha comportato nessuna morte da ipercaliemia, mentre al contrario, e questo è qualcosa che in futuro andrà sempre più analizzato, si sono avuti eventi minori, in termini di eventi, di ipocaliemia. E questo significa che l'evento più pericoloso, che è l'ipocalemia rispetto all'ipercalemia, è stato così ridotto utilizzando il finerenone. Questi dati credo che ci dimostrino cosa? Che finalmente abbiamo un'altra arma a disposizione per combattere appunto e per migliorare non solo l'outcome ma anche la qualità di vita di questi soggetti. E vedremo come le linee guida riceveranno e classificheranno questa nuova classe di farmaco nelle future linee guida.